Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Auguri di Natale, bilancio di fine anno, preoccupazioni per gli effetti negativi portati nella società e nell'economia dalla pandemia da coronavirus che si abbatté su 100 e l'Italia agli inizi del 2020, in un contesto generale che già allora scontava da tempo una situazione generale non brillante. «124-12-2020» di Marco Raboni per TC100 Web TV. In un contesto del genere che potrebbe far tremare i polsi anche al più navigato amministratore pubblico, abbiamo chiesto al sindaco di Cento un suo commento in merito a questo anno infausto che sta per terminare, ma comunque ha visto concretizzate soluzioni che sono andate a migliorare la vita dei cittadini. Ci riferiamo agli investimenti nella viabilità, è stato terminato e consegnato alle esigenze della città il palazzetto dello sport e con altri investimenti in questo settore. Non possiamo dimenticare l'intervento di qualche anno fa per mettere in sicurezza Ponte Nuovo. Sul fronte della cultura si è rimesso al suo centro il Guercino, l'artista sino ad ora più rappresentativo centese. Il carnevale, un veicolo per portare un messaggio turistico veramente formidabile, e poi le frazioni e il mondo del volontariato insostituibile. Ma a questo punto non vogliamo dilungarci ancora, sentiamo il commento di Fabrizio Toselli, il sindaco di Cento, che porterà sicuramente altri elementi di valutazione per dare un giudizio a questo anno terribile che sta volgendo al termine. Fabrizio Toselli è stato intervistato da Marco Raboni della redazione di TC100 Web TV. Sentiamo il sindaco. Signor sindaco, ecco, siamo da lei, abbiamo le mascherine, un commento su questo fatto perché è d'obbligo. Abbiamo le mascherine perché, come dicevi tu, è la normativa che ce lo chiede e dobbiamo tenerle tutti, dobbiamo usare la mascherina perché è fondamentale proprio per contrastare questa emergenza che stiamo vivendo. È un periodo di Natale diverso, particolare, sicuramente un periodo, anche un Natale più sobrio, e appunto l'uso della mascherina fa capire che sicuramente non è un Natale normale come abbiamo sempre, come è sempre vissuto. Però dobbiamo, insomma, io credo sempre pensare in maniera positiva, rispettare le norme e sono convinto che alla fine ne usciremo insieme e sicuramente i prossimi mesi sono mesi ancora difficili, però insomma, credo che con il rispetto delle norme, con quelle che sono il rispetto delle regole, sicuramente anche Cento ne uscirà bene. Ecco, il rispetto delle norme, delle regole, ha comunque, diciamo così, causato qualche disagio. Ecco, quindi il Comune è intervenuto per sostenere le varie attività, specialmente quelle economiche. Beh, intanto il Comune vuole essere a fianco anche di tutte quelle famiglie che purtroppo hanno perso un loro caro, perché tutte, purtroppo queste emergenze, lo è stato per il terremoto, lo è oggi per la pandemia, sicuramente noi ne usciremo, quello che non potremo più far tornare indietro è purtroppo queste perdite che anche il Comune di Cento ha avuto, e quindi ovviamente l'amministrazione vuole essere anche vicino a tutte le loro famiglie. Poi c'è
al di là dell'emergenza sanitaria c'è un'emergenza di carattere economica, c'è un problema economico importante che con l'amministrazione abbiamo cercato ovviamente di dare dei segnali anche alle nostre attività. Con marzo-aprile abbiamo messo in campo una serie di contributi a fondo perduto per tutta una serie di attività che erano state colpite, soprattutto le attività nel commercio e anche i nostri bar e i nostri ristoranti, insomma, che erano stati colpiti pesantemente dalla prima ondata, e stiamo proprio rifacendo insieme alla Camera di Commercio, sta uscendo tra qualche settimana un bando nuovo, sempre a fondo perduto, per quelle attività che sono colpite da questi ultimi decreti di dicembre, sempre per dare comunque un segnale, un aiuto economico che non cambierà, ne sono consapevole, la vita a queste attività, ma è un segnale di fiducia anche che l'amministrazione vuole dare, di riconoscenza nei confronti di queste attività che hanno sempre pagato e hanno sempre dato in tutti questi anni, e oggi che hanno bisogno loro è giusto che l'amministrazione dia loro un segnale. Quindi questo è un po' anche il principio, lo scopo che come sindaco e amministrazione abbiamo voluto mettere in tutti questi interventi che abbiamo pensato e che continueremo ovviamente a fare per essere a fianco delle nostre attività. Ecco, sento, in questa situazione anche il nostro ospedale ha fatto la sua parte. Il nostro ospedale ha fatto la sua parte, lo sta facendo anche adesso. Quindi ricordo a tutti che mentre nel primo lockdown l'ospedale di Cento era rimasto un ospedale free, un ospedale pulito dal Covid, oggi invece l'ospedale di Cento, insieme all'ospedale di Lago Santo e all'ospedale di Cona, ha pazienti Covid all'interno dell'ospedale, pur mantenendo aperte tutti quelli che sono i reparti, quindi la gestione ordinaria nell'ambito sanitario. Quindi l'ospedale ha fatto la sua parte e ovviamente un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, a tutte le infermiere, a tutti gli OS, addirittura io dico sempre anche un grazie a chi, agli addetti delle pulizie all'interno dell'ospedale, perché è una grande squadra che sta facendo tantissimo, che ovviamente per il quale noi dobbiamo essere tutti orgogliosi di avere un ospedale, di avere questi operatori, di avere queste persone, ed essere orgogliosi proprio di tutto il lavoro che stanno facendo per noi, per farci stare bene. Quindi è stato, non dobbiamo dimenticarci neanche il futuro, perché uno se ne ricorda in questi momenti, poi fra qualche anno magari le cose andranno in dimenticatoio. Invece dobbiamo fare in modo invece che questo certo, sia un ricordo indelebile. Certo. In questo caso anche il volontariato ha fatto la sua parte, abbiamo visto l'impegno della Protezione Civile, insomma anche altri enti hanno lavorato un po' per aiutare la popolazione. È stata una rete, la rete è importante ed è fondamentale nei momenti dell'emergenza, dei momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. L'amministrazione comunale da sola non fa nulla, l'amministrazione ha bisogno del volontariato e insieme al volontariato riesce a svolgere determinate attività. Come hai ricordato tu, anche durante l'emergenza, la consegna di farmaci a casa, la consegna dei pasti a domicilio, delle spese fatte attraverso i nostri negozi, nei supermercati da parte della Protezione Civile, l'AMC che presidiava le piazze per gli assembramenti, Agriambiente che faceva le verifiche in termini ambientali e mentre faceva quelle verifiche verificava anche il rispetto dei decreti, insomma tutte le associazioni, sia nell'ambito del controllo, del presidio, la Croce Rossa ovviamente, anche la Croce Rossa. Poi abbiamo avuto anche tutta la serie di associazioni del mondo sociale, del volontariato, inteso proprio nell'ambito sociale, che anche loro hanno fatto la loro parte, stando vicino alle persone che avevano bisogno, facendo delle raccolte legate alle spese di prima necessità. Quindi una rete vera e propria che ha contribuito, secondo me, a aver svolto diciamo una fase dell'emergenza positiva, insomma diciamo che Cento secondo me è stato uno dei comuni insomma anche riconosciuto da fuori che comunque l'emergenza certo, è stata gestita bene, ma non per merito dell'amministrazione, per merito di questa rete che effettivamente c'è stata. Ecco, poi in mezzo diciamo così a questa emergenza ci sta l'amministrazione del comune che deve andare avanti, la viabilità, insomma anche le scuole, è stata fatta la scuola di Ranazzo, insomma
Poi, come ricordava, c'è stato c'è il bando per la rotonda del Morando, insomma c'è da fare tante cose, i soldi investiti e quelli che saranno investiti. Ma allora, noi avevamo un progetto, parlo di, mi ricongiungo alla rotonda del Morando, ma anche la rotonda di Santa Liberata, che proprio in questi giorni abbiamo aperto, abbiamo completato i lavori. Siamo contenti di questo progetto che qualche anno fa era partito, di togliere gli impianti semaforici e di cercare di creare una viabilità che fosse la più scorrevole possibile attraverso delle rotonde. Abbiamo completato la rotonda della Giovannina, abbiamo completato Santa Liberata, partiremo col Morando, che è anche quello molto atteso da più di 15-20 anni, attesa, e oggi finalmente diventa realtà, diventa concreta, con una gara che uscirà nei prossimi giorni e i lavori che cominceranno nella prossima primavera. Quindi da un punto di vista anche della viabilità siamo molto soddisfatti, non solo perché sulle scuole abbiamo investito tanto, al di là di quest'anno dove ci siamo concentrati per fare in modo che i nostri ragazzi tornassero a scuola nella sicurezza, diciamo, appunto legata al Covid, voglio ricordare, come hai già detto tu, questo importante investimento su Renazzo, che era un impegno che avevo preso come sindaco. Certo, certo. Impegno che anche in questo caso se ne parlava già da tantissimi anni, e quindi sono molto contento del fatto che abbiamo trovato i soldi, abbiamo fatto un progetto, abbiamo fatto una gara, abbiamo una ditta, e nel mese di gennaio questi lavori cominceranno. Quindi credo che sia molto bello per Renazzo, ma in generale per tutta la comunità, perché quando parte un lavoro come una scuola così importante, è comunque una, secondo me deve essere una festa per tutta la, per tutta la comunità. Poi tantissime altre cose, sulle palestre, su tanti altri interventi, stiamo andando avanti, stiamo programmando, stiamo progettando, in alcuni casi stiamo finendo, vedi là che abbiamo avuto quella sfortuna quando si fanno le cose, si fanno le gare, succede anche che delle ditte che cominciano i lavori poi vanno in fallimento, dobbiamo riprendere il lavoro, l'iter, ma lo stiamo riprendendo, e la palestra di Vilacqua la termineremo e la finiremo. Anche in quel caso una frazione che finalmente avrà una sua palestra che non ha mai avuto. 12 Morelle abbiamo proprio in questi giorni avuto l'ufficializzazione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, anzi del credito sportivo per la verità, che ci ha concesso il finanziamento per procedere con la gara della nuova palestra di 12 Morelli. Anche 12 Morelli è una frazione che non ha mai avuto una palestra. Certo. Quindi scuole che non avevano palestre e frazioni che ovviamente non avevano la possibilità di svolgere attività sportiva. Quindi tante cose, una programmazione che ovviamente è andata a cercare di risolvere problemi che erano irrisolti da decine d'anni. Infatti ricordiamo il palazzetto dello sport. Palazzetto dello sport è un altro di quegli interventi che abbiamo terminato, l'abbiamo riconsegnato alla città, quindi al di là del basket che abbiamo ospitato le finali, l'abbiamo riconsegnato alla città. Oggi è un palazzetto da Serie A ed è un palazzetto che ci consentirà di ospitare anche eventi non solo sportivi, quindi non solo del basket, ma anche eventi sportivi di alto livello, ma soprattutto ci consentirà di ospitare anche eventi culturali, eventi musicali, eventi che fino a ieri non potevamo ospitare a cena. Certo, certo. A questo punto, signor Silvio, possiamo fare un cenno anche al fatto che siamo a fine mandato, circa quasi, e quindi si può fare tracciare, se non proprio completo, ma una sorta di bilancio, perché ricordiamo che anche a livello culturale si è cercato di riportare il Guercino, che è il nostro artista di riferimento, ad avere, diciamo così, la sua posizione di rilievo per l'importanza che ha. Poi è naturale che il coronavirus ha un po' tagliato i programmi, perché con il fatto degli assembramenti non si può creare mostre. Infatti ricordiamo la mostra che poi è stata interrotta proprio per il coronavirus. Beh, noi abbiamo in questi anni cercato di, da una parte, mettere più risorse, e l'abbiamo fatto, sul carnevale, per far ripartire anche il carnevale a livelli importanti, come effettivamente è avvenuto, perché comunque il carnevale di Cento è comunque un evento che ci permette di essere conosciuti in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, e lì abbiamo voluto investire parecchio con l'amministrazione.
Dall'altra parte, come dicevi tu, anche sul Guercino abbiamo voluto investire, quindi abbiamo creato questo centro studi internazionale Guercino, che non c'è mai stato, con grandi esperti anche da un punto di vista scientifico da tutto il mondo che hanno partecipato appunto al nostro centro studi internazionale Guercino. In più, anche attraverso questa mostra importante che sta avendo anche un notevole successo, interrotta purtroppo dal Covid, ma è importante, quindi il messaggio è stato quello di fare in modo che il Guercino diventi una risorsa ancora più grande per la nostra città, quindi anche da un punto di vista turistico, da un punto di vista di far venire le persone non solo nel periodo del carnevale, ma anche durante tutto l'anno, quindi questo per noi è molto importante. Ed è importante, qui sono particolarmente contento, legandomi al Guercino, quello di finalmente poter dire alla città che anche per quanto riguarda la Pinacoteca abbiamo la gara della Pinacoteca. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti questi anni, con il terremoto, con i progetti, con la sovrintendenza, sono stati anni difficili, complicati, ma sono contento che comunque all'interno dei miei 5 anni sono riuscito a chiudere, diciamo, quello che è l'iter burocratico di una importante opera come la Pinacoteca, per cominciare a dare via ai lavori. Quindi nei prossimi mesi vedremo anche proprio fisicamente l'inizio dei lavori della Pinacoteca. E poi su questo versante c'è anche, se non sbaglio, c'è anche l'importante rapporto con la Regione, perché diciamo così, in ambito dei progetti regionali, il Guercino e il Carnevale è presente. Sì, sì. Conoscere che la Regione ha capito subito quelle che erano le eccellenze di Cento e ci ha sempre supportato, ci ha sempre dato una mano e c'è un ottimo rapporto, quindi abbiamo sicuramente da questo punto di vista una Regione che spinge molto da un punto di vista del turismo, dell'economia, cioè, quindi noi ci siamo trovati subito d'accordo con i nostri progetti. E c'è sempre stato un sostegno anche proprio in prima persona, nel senso che tante volte o il presidente della regione o l'assessore competente sono venuti giù e più di una volta hanno ribadito appunto questo importante progetto. Quindi questa cosa a noi piace particolarmente e mette Cento al centro, un po' anche sul tema Guercino, al centro proprio del progetto regionale. I cittadini sono stati bravi, sono stati responsabili. E quindi io li voglio anche ringraziare per come si sono comportati anche in questi mesi e voglio anche ringraziare soprattutto nella prima parte anche tutti i nostri ragazzi, i nostri bimbi, i nostri bambini che sono stati a casa da scuola tantissimi mesi e devo dire che è stato un momento difficile, però l'hanno superato in modo splendido, quindi io voglio ringraziare sia i nostri bambini e anche ringraziare e salutare anche i nostri anziani, perché sono le due classi, diciamo, magari più lontane, che però hanno sofferto moltissimo e stanno soffrendo ancora moltissimo, perché dal punto di vista sociale sono le due classi, diciamo, che hanno sofferto di più. E quindi veramente di cuore voglio dare un grande augurio di buon Natale, di un Natale, come dicevo prima, un Natale sobrio, un Natale che ci deve fare scoprire quelli che erano i valori proprio del Natale. Dobbiamo vedere meno gente possibile, facciamoci gli auguri attraverso WhatsApp, facciamoci gli auguri attraverso Meet, facciamoci gli auguri attraverso un colpo di telefono, facciamo i responsabili per cercare di uscire il prima possibile da questa emergenza. Quindi veramente un grazie a tutti e un grandissimo augurio di buon Natale, di buone feste e speriamo che l'anno prossimo sia un anno assolutamente migliore, perché il 2020 è stato veramente un anno tragico, un anno bisestile, quindi è stato veramente un anno bisestile, quindi io sono fiducioso perché comunque sono positivo di natura e dobbiamo essere tutti, però Cento merita sicuramente come tutta l'Italia, un anno sicuramente diverso. Molto bene, noi la ringraziamo per le sue parole, per gli auguri al 200 e non solamente al nostro territorio. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.